Rosso blu. Ancora ragazzo, Marco Minardi si trasferisce con tutta la sua famiglia in Argentina. Là continua a coltivare la sua grande passione, il calcio. Diventa tifoso del Boca Juniors solo per un motivo. La squadra è allenata da un certo Renato Cesarini, anche lui di Senigallia. Marco Minardi? Che è successo? Facciamo quattro chiacchiere sulla Vigor e non potevo fare a meno di telefonare al segretario storico della Vigor Senigallia. No, ma io lo sto seguendo, ti faccio i complimenti per... Sono cose bellissime che ricordano, hai capito, un campionato che rimane lì nel cuore di tutti i senigallini. Comunque complimenti per quello che fai, veramente. Ah, posso farti qualche domanda, Marco? Dimmi. Come è iniziata la tua avventura rosso-blu? Ma la mia avventura è iniziata che nel 1968, perché io fino all'anno 1964 abitavo in Argentina. Rientrato in Italia, mio cugino Fabio Bolognesi era presidente della Vigor. Un ricordo di Fabio, dato che ci siamo, Marco. È stato presidente della Vigor negli anni 70. Per lui ci avevo un'ammirazione straordinaria. Fu lui insieme a Goffredo Bianchelli nel 68 che la Vigor aveva vinto il campionato. Era andata in quarta serie e mi hanno incominciato a chiedere la loro collaborazione. E ho iniziato, ho fatto tutta la trafila, da strappare i biglietti, l'accompagnatore del settore giovanile, fino ad arrivare a fare il segretario in quel periodo meraviglioso che è stata quella cavalcata per arrivare in Serie C, che purtroppo non ci siamo arrivati per un gol maledetto che ci hanno fatto quelli della Mestina in quel famoso spareggio che è stato giocato a Modena. Il killer Zanotto. Quanti spareggi hai fatto in panchina, Marco? Allora, ho fatto lo spareggio, quello di Osimo, e mi ricordo anche a Fano col Montecchio, però non già collaboravo con la Vigo, però in panchina non c'ero. Allenatore Gerardi, c'era il dirigente accompagnatore, era Renato Mancini in quel periodo. C'è una foto che ti ritrae insieme a Dario Sangelantoni. Un ricordo di Dario. La foto è prima della partita dello spareggio di Osimo. Dario Sangelantoni era una persona straordinaria, una persona molto per bene che collaborava con noi e quelli che ci avevano la Vigo nel cuore. Arriviamo a Modena, caro Marco. Come la società si preparò a quello spareggio? La società fece di tutto per essere promossa e purtroppo non ci siamo riusciti. Qualcuno dice che non volevano salire, non è vero niente, perché io mi ricordo, ormai tanto si può dire, noi abbiamo fatto prima dello spareggio, che andai io personalmente, dei grossi regali tramite Walter Vignoli a dei dirigenti della Lega di Serie C e purtroppo non è servito nulla perché qualcuno ci aveva detto guarda dai fate così, in Lega vi vedono bene, fate un regalino a quello, fate un regalino a quell'altro, i regali sono stati fatti ma purtroppo il campo dice la sua verità. Voglio ricordare una cosa Marco e voglio da te la tua conferma. Al 18° del primo tempo fu commesso un fallaccio da rosso tutta una vita su Bettelli e lì ci svoltò la partita praticamente in senso negativo. Lo so, ma purtroppo noi non è che di fuori noi possiamo giudicare, c'è l'arbitro in campo, a suo parere penso che non sia stato un fallo d'espulsione. Io mi ricordo l'arbitro era anche di Modena, un signor Sarti era. E purtroppo quando le cose... Però noi penso che il campionato l'abbiamo perso in casa, un pareggio con Scattolica e un altro non ricordo dove. Conegliano. Con Scattolica mi pare che arbitrava anche un arbitro che era molto amico anche di Walter Vignoli che spesso veniva al Sembotel. E gli ultimi minuti c'era un rigore netto per noi e lui non... Per lui ha riavvisato che non era rigore, penso io con quella partita non c'era vincendo, non c'era neanche bisogno di andare a Modena a fare lo spareggio. Fiare la Vigor perché se sono arrivato dove sono arrivato lo devo loro, perché per me è stata una scuola che non dimenticherò mai e porterò un ricordo sempre nel mio cuore.
Ricordiamo, Marco, che sei arrivato anche in club prestigiosi, Torino, hai vinto campionati con la Vispesaro, sei adesso attualmente al Fano, vero? Sì, però adesso non faccio più, vengo qua, gli do una mano, ormai io sono vecchio, ho 78 anni e bisogna che mi riposo anche un tantino. A Pesaro ho vinto parecchio, tre campionati abbiamo vinto, uno mi pare anche uno spareggio. Comunque il calcio a me ha dato tanto e per quello lo difenderò per tutta la vita. Marco, abbiamo poco tempo, ma se dovessi scegliere uno tra le figure che sono appartenute ai colori rosso-blu, con chi usciresti a cena, una sera a cena, anche con un personaggio che purtroppo non c'è più, ti do questa possibilità. Ma con chi andrei volentieri, volentieri a cena, che ho imparato tanto, tanto, non so se lo ricordano, perché era un uomo di calcio, un giocatore che aveva giocato in serie superiore con Giorgio Gambini e Bruno Del Pedro, con due. Allora io ti devo svelare, Marco, che ho intervistato sabato sera, alle ore 20:30 c'era qualcuno che ha fatto il tuo nome e questo qualcuno era Bruno Del Pelo. Vedi? E quindi una cosa reciproca. Bruno era un ragazzo, io vedi delle volte ci ho dei rimpianti, perché Bruno Del Pelo da noi in Vigorini è stato trattato male. Era un giocatore straordinario, dentro l'area era una qualcosa che oggi difficilmente trovi un giocatore del genere. Ma noi ci sentiamo spesso con Bruno, io sono legato con tutti i giocatori, anche quando ero al Torino, che ero il tutore di quelli del settore giovanile, ma a parlare con Giorgio Gambin di calcio era una roba straordinaria, guarda. Poi abbiamo avuto anche dei grossi calciatori, nel senso mi ricordo che Bimba, Diani, alla Vigo, gente che aveva giocato in Serie A, però Giorgio, hai capito, era uno che masticava calcio a livello straordinario. Lui aveva avuto alla spalla Gibi Fabbri come allenatore, era una cosa straordinaria quando parlavi con lui. Non esistono nel nostro immaginario collettivo giganti cattivi. Ho conosciuto solo pezzi di Marcantoni buoni come il pane. Il primo gigante buono lo vidi quando ero un tenero fanciullo nel mio programma preferito, Carosello, poi tutti a Nasca. Un altro gigante buono lo si poteva incontrare sempre al Bianchelli. Anche lui una pasta d'uomo, mai un'espressione fuori posto. Gigante, pensaci tu. Ci penso io. Le sue possenti braccia le mulinava solo per applaudire un gol dei suoi beniamini vigorini. Caffiero Vignoli è stato il fondatore, insieme al suo fraterno amico Dino Negrini, del club rosso-blu, spiaggia di velluto. Questo è uno scherzoso articoletto di Sprint a loro dedicato. Negrini, Caffiero Vignoli, Abbruciati e Vedetta a bordo di una BMW targata Ancona 324 58 45 sono stati fermati dalla Guardia di Finanza alla dogana di Chiasso. Dopo gli accertamenti di rito sono stati trattenuti in arresto per esportazione clandestina di valuta. Stavano portando in Svizzera i capitali del club, spiaggia di velluto. Uno di questi personaggi ti era parente? Uno era mio suocero. Facciamo un ricordo su di lui. Ma Caffiero era oltre che... Ti sei emozionato, Marco? Sì, molto. Non te l'aspettavi? No. Comunque, io non posso giudicare mio suocero, perché era una persona eccezionale. Un giudizio lo potrebbero dare altre persone. Era uno che era talmente appassionato alla Vigo, che penso che quell'anno in C2 lui e Negrini si sono fatte tutte le trasferte. Non sono mancate, spesso e volentieri quando andavano col pullman preparavano la merenda, e sono cose che rimangono nell'animo di uno che vuole bene alla Vigo, rimangono indelebili per tutta la vita. Tu chiamale se vuoi emozioni. Bene Marco, io ti ringrazio. Va bene, io ringrazio voi e in bocca al lupo. Ciao Marco. Chiamale. Ciao.
Ciao, grazie. Emozioni.